Salve a tutti ragazzi, bentornati al vostro Jack. Questa volta, come potete vedere, ce n'è uno qui su Jack 3. Signori, ci siamo qui nello scorso gameplay. Siamo andati a distruggere la fortezza volante. E in questo gameplay siamo tornati al santuario, perché dobbiamo aiutare i monaci. E vi ricordate questa porta qui che dicevo che più avanti ci dovevamo venire? Ebbene, è giunto il momento. Carichiamo l'onda energetica e spacchiamo tutto. E andiamo avanti con il nostro bellissimo Dark Jack, tutto incazzato. Quindi dobbiamo aiutare questi monaci. Tanto io già vi ho saltato un pezzetto con la macchina, in modo così già ci siamo arrivati, perché sono sotto attacco da parte delle creature oscure, come potete vedere. Infatti ci stanno attaccando già da un bel po'. Io ho saltato un pezzetto, siamo arrivati direttamente qui, così almeno vediamo giusto i punti più importanti. Oh, il Juice Light, ecco, via via via, corri corri, prendilo prendilo prendilo, ci serve. Ok, così almeno possiamo ricurarci se ci serve, perfetto. Allora, andiamo avanti, cominciamo ad andare avanti. Qui abbiamo trovato delle gemme, le sento, però non è un problema. Noi facciamo così, continuiamo a farci strada, in modo così aiutiamo i monaci. E adesso in questo gameplay prenderemo l'ultimo potere del Light Echo, dell'Eco Bianco, ovvero il potere più bello di quelli là che ci stanno disponibili, ovvero le ali. Quelli là quel potere mi piace un casino. Ma adesso lo vedremo che tipo di potere è. Penso che siamo già arrivati quasi, credo che manchi proprio poco. Quanto piace andare avanti con Jack incazzato, è bellissimo, troppo bello. Qui sta Light Echo, perfetto. Qui ci stanno robe, e infatti, vabbè, togliamoci questo potere, perché tanto se no lo sprechiamo e basta. Ci prendiamo queste gemmozze, ok. E eccoci qua, siamo arrivati al potere già, wow. Non me l'aspettavo, perfetto. Tanto io qua spacco, non si sa mai che ci stanno le gemme, ok. E andiamo. Eccoci qui. Ciao, ragazzo. Ancora una volta ti presenti al mio cospetto prescelto. E ancora una volta il tuo eroismo verrà giustamente premiato. Per l'ultima volta. Ricevi questo nuovo potere della luce che ti aiuterà a raggiungere nuovi luoghi. Sono posti che prima potevi soltanto sognare. Fantastico sto potere. Quanto lo adoro. Volo di Light Jack, salta e premi rapidamente X per stendere le ali. È fantastico. Guardate che bello. Ok, allora dov'è che dovevamo andare? Lì giù, perfetto. Ok, siamo diventati un uccello, signori. Un uccello bellissimo. E questo potere ci servirà assai, ma veramente tanto. Tanto qui possiamo ritrasformarci. Però voglio prendere tutte queste robe qui col jetboard, così almeno se ci stanno le gemme le prendiamo tutte insieme immediatamente. Ok, sì, lo so, mi devo ritrasformare il gioco, però fammi finire di prendere questa roba qui, che è molto buona, vedete? Ok, allora, dov'è che dobbiamo andare? Era di là, mi sa. Qui adesso giusto per andare a prendere questa roba qui, molto speciale. Ok, quindi facciamo così, perfetto. Torniamo qua e andiamo di qua. Ok, così, perfetto. E siamo arrivati, mi pare, a questo punto qua, dove stava Vegar, che stava parlando con il monaco, la nostra amica monaca. Quindi siamo arrivati a un certo punto molto importante. Ok, qui stanno altre gemme, però non mi va di prendere tutte sinceramente. Ok, possiamo andare avanti. Ok, qui un pochino di parkour però con le ali. Fantastico. Ok, così, andiamo avanti. Qui cominciamo a spaccare queste cose. Ok, ci saranno pure i colpi del pacemaker, non so per quale motivo, però va bene lo stesso. E continuiamo ad andare avanti volando. Siamo arrivati praticamente. Manca pochissimo, lì giù sta la nostra amica monaca che ci sta aspettando. Ok, qui dobbiamo passarci facendo così. Qui vi ricordate ci siamo già passati una volta con la lenta tempo, che ero morto malissimo. Ok, siamo quasi arrivati, manca pochissimo. Però scusatemi un secondino, e il mio gatto voleva uscire dalla camera. Possiamo finalmente arrivarci, vai così. E chi c'è? Dovremmo affrontare orrori superiori ai nostri peggiori incubi. Non tutto è perduto. Ho nascosto Aeron, l'artefatto più importante. Brava. Mi sbagliavo sul tuo conto. Tu hai l'equilibrio necessario per salvarci. Come monaci siete super bizzarri. Indossate abiti di gomma e avete la faccia pitturata. Però siete ok. Ora ho visto la verità e sono tranquillo. Ho ricevuto il dono di poter vedere il volto dei miei creatori. Grazie, piccolo mio. Non c'è di che. Perché parla maschile quando ha una voce femminile?
Io questo non lo so, non ve lo so dire, però oh, se dice che è maschio, sarà un trans, che vi devo dire? Tanto ho sbagliato tasto, volevo usare Jetbolt. Ok, quindi abbiamo l'ultimo pezzo, l'ultimo artefatto che ci serve per... Devi tornare subito a Spargos. Il radar ha rilevato dei movimenti nelle acque territoriali. Non è una tempesta, forse è qualcos'altro. Io penso che si tratti dei satelliti oscuri che abbiamo visto. Sei il miglior tiratore scelto, Jack. Hai l'occasione di saldare il debito che avevi con noi. Torna qui più in fretta che puoi. Vuoi vedere come torno in fretta più che posso? Eh? Più velocemente possibile? Ti faccio vedere subito. Per chi non lo sa, se poi distruggete il veicolo, alla fine è questo. Distruggete, ok. Torniamo a Spargus. Guardate. Carica. Olè, vedete? Teletrasporto rapido, signori. Quindi vi stavo dicendo, abbiamo l'ultimo pezzo dell'artefatto che ci serve per poter entrare, almeno con la mente, all'interno di quella nave aliena, chiamiamola così. Dei creatori oscuri, comunque. E come potete vedere, ci stanno attaccando. Ci stanno i creatori oscuri a Spargus. Tanto tutti quanti i cacciatori del deserto li stanno attaccando. Però noi non ci dobbiamo cagare. Dobbiamo andare subito al cannone, immediatamente. Guardate quanto sono fighi comunque. E levati stronzo. Come l'ho ucciso male, mamma mia. Che corri topo, scappa. Che ci stanno gli stronzi. Vabbè, tanto l'ho ucciso io, però va bene lo stesso. Dovete scappare anche da me. Ok, allora. Siamo arrivati al cannone. Adesso mi pare che ci attaccano con i mega robottoni. Questi stronzi qua di merda. Ok. Passiamo qui in mezzo. Ah, mi hanno preso, bastardi. Ok, dai, corri. Corri. Ci arriviamo così, rotolando. Ok, così, perfetto. Come rotolo di regina. Allo stesso modo. Andiamo sulla scala. Ok, saliamo. E usiamo la torretta. Così almeno vediamo cosa possiamo fare. Perfetto. Ok, saliamo questi gradini. E saliamo. Eh sì, i mega robot. Sto sparando, sto sparando. Dobbiamo sparare a questi punti qua critici. Perché se no. Sì, lo faccio, non ti preoccupare. Che con la levetta sinistra non è facile. Perfetto. Fuori uno. Vedete, sono tipo robot, non si sa se sono vivi o meno. Se non sono robot, non lo so, questo qui non ve lo posso dire. Ok, però vi posso dire che si possono distruggere. Tranquillamente proprio. Ok, se mi danno le parti giuste io li posso fare fuori immediatamente. Ok, questo qui è morto. Facciamo fuori anche quest'altro. Ok. Piano piano dobbiamo distruggere tutti questi punti critici. Vai così, perfetto. E dobbiamo andare avanti così fino a quando non muoiono tutti. Attaccherò la città, attaccherò la città, sti maledetti. Non gli basta tanto l'acqua, adesso devono pure attaccare la città, sti stronzi. Atterrano pure qua, oh. Cioè, mo l'abbiamo vista veramente tutte. Mi pare l'attacco dei giganti, l'altro po'. Ok, mo sparano pure i missili, sti stronzi. Ce l'hai fatta, Jack. Questa vittoria ci dà una nuova speranza. Sono tempi duri. Ma quando ero il capo di Haven City, sembravano ancora più duri. Ora è diverso, perché sappiamo che il seme più piccolo può vivere fra le rocce. Come? Sei stato il capo di Haven City? Sono salito al trono durante la guerra con le teste di metallo. Il barone Praxis mi ha tradito e mi ha esiliato nel deserto. Stronzo. Il seguito lo conosci. Ad ogni modo, ecco qui il terzo e ultimo amuleto di guerra. Ora sei uno di noi. Questo oggetto è un segnalatore. Quando hai bisogno di noi, usalo per chiamarci e noi arriveremo. E da me, un dono di benvenuto. Si dice che questa antica armatura precursor sia stata indossata da Mar in persona. Io la custodivo per darla a mio figlio, ma è meglio che in questo momento difficile la indossi tu. Grazie, ma io non ho nulla per te. Ci hai dato speranza, Jack. Questo è un dono sufficiente. Benvenuto nel nostro clan. E vai. Abbiamo l'armatura completa adesso, signori. Guardate quanto siamo fichi. Adesso abbiamo tutta la vita al massimo. Abbiamo un problema. I segnalatori rilevano che Erol ha attivato gli scudi della nave oscura. Ora, anche se noi riuscissimo ad attivare il sistema di difesa planetario, potrebbe non avere alcun effetto. Ho la sensazione che il visore astrale nella foresta di Heaven non serva solo a guardare le stelle. Fai attenzione, ragazzo. Le creature oscure controllano tutta la foresta e temo che per raggiungere il visore astrale dovrai combattere. Quello lì già lo sapevamo.
Comunque, come vi ho detto, il visore, o meglio anche l'osservatorio, come volete chiamarlo, però sembra più un osservatorio che un visore, però è uguale alla fine, ci serve per poter entrare mentalmente all'interno di quella nave per distruggere gli scudi, e poi possiamo entrarci di persona, ma quello un po' più avanti. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare alla foresta, utilizzare il manufatto che abbiamo recuperato poco fa, e così possiamo fare robe. Oh merda, me lo ricordo questo pezzo. Dobbiamo usare delle torrette, signori, e dobbiamo distruggere questi qua. Sarebbe tipo spawn di quei cosi volanti. Vedete, dobbiamo distruggerli così. Dobbiamo surriscaldare l'arma, dobbiamo uccidere questi stronzi. Però questa torretta qua è molto più schifosa contro questi qua quando fanno gli scudi. Ok, quindi dobbiamo distruggere tutti questi spawn qua di questi cosi volanti. E una volta fatto possiamo andare all'osservatorio. Quindi adesso lo faccio io senza problemi, vi volevo giusto far vedere come funziona, e ci vediamo tra pochissimo. Ok signori, abbiamo fatto, eccoci qui all'osservatorio. Vi ho messo il manufatto, l'ultimo manufatto. Fantastico Jack, lo sapevo che quella macchina era speciale. Via dalla mia testa! Jack, ti sto perdendo amico! Mi sto collegando alla nave dei creatori oscuri. Mi stanno attirando a loro! Jack! Sono in contatto con la nave dei creatori oscuri. Posso controllare alcune macchine. Bello, vero? Cioè, adesso controlliamo mentalmente questo robot. Ed è fantastico. Dobbiamo uccidere tutti questi stronzi qua. E dobbiamo utilizzare questo nostro robottone per distruggere gli scudi. Adesso ce ne abbiamo pure noi uno di scudo. Però se ce lo rompono, ce lo rompono per sempre. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo usarlo poco. Aspettare che questa vita qui gli ritorna. Da rosso ritorna a bianco. E adesso dobbiamo andare semplicemente avanti con questo bellissimo robottone e distruggere gli scudi. Ora non mi ricordo quanto era lunga la strada, però comunque adesso andiamo di qua tranquillamente. Passiamo di qui. Questo pezzo qui è figo. Mi prende la bomba. La bomba. Non la prende la bomba. Perché non prendi la bomba? Ah no, gli devo dare il cazzotto, è vero. Sì. Guardate, Bubich si avvicina a quel coso. Aspetta, mi sa che gli posso dare un altro cazzotto. Eh sì. E dobbiamo distruggere sti cose, insomma, ecco. Che figata, eh. Ok, allora facciamo attenzione qua. Ah, questi cosi qua girano, me ne ero scordato. Dai, su, girate. Perfetto. Ci abbiamo tipo 3-4 secondi. E poi dopo dobbiamo fermarci. Ok, certo. Dei posti bellissimi, fermate, eh. Vai, ne facciamo tre, non è vero mai. Va bene lo stesso, dai, abbiamo fatto. Si può boccare qui dentro? Sì che si può boccare. Ok, facciamo così, facciamo fuori pure questo. Vieni qua, non scappare. Devi subire la tua morte, devi morire male. Dobbiamo utilizzare un'altra bomba, giriamo la visuale, prendiamo bene la mira. Dov'è quello? L'ho colpita, però è andata da tutt'altra parte. Aspettate, non esplodere, ora può esplodere. Vai così, scendiamo. Perfetto. Stiamo andando sempre più in profondità, quindi occhio. Ok. Uno l'ho ucciso, però l'altro mi ha colpito, va bene lo stesso. Vattene di sotto tu. Sto coso qui lo devo usare di giù, prendilo. Olle, che culo, eh. Ce la faccio, perfetto. Ok, questo qui mi pare che mi spara. Eh sì, volevi stronzo. Volevi sparare, chi è? Poli, va. Vai dai tuoi amicetti, carica, ucciso. Di show. Preso. Ok, che spawnano poi a caso, però va bene lo stesso, perfetto. Occhio a non cadere. Volevi stronzo, t'ho buttato di sotto, bellissimo. Ok, allora adesso questo coso qui lo possiamo spostare, questo lo possiamo afferrare, quindi mettiamolo giù qua. Perfetto, saliamo. Ho detto sali. Ok, e distruggiamo questo, prendilo. Perfetto. Questo coso qui faceva spawnare. Ah no, apriva la porta. Ok, perfetto. Ora riprendiamo il nostro cubo. Cubo di Rubik, che ci servirà tantissimo. Perché dobbiamo salire di nuovo di qua. Facciamo attenzione alla vita, che ce l'abbiamo a metà. Usiamo di più lo scudo se ci stanno i nemici. E dai, sali. E sali, mamma mia. Questo pezzo qui l'odio, perché ogni tanto devi spostare. Non devi stare troppo appiccicato, se no non ce la fai. Ok, allora, un'altra volta giriamo. Aspettiamo che ci mettiamo in posizione. Ok. E la stronzi, come butta? Così mi distruggo lo scudo, però devo fare attenzione. Ok, così tu muori, così non mi spari. Muori pure tu. Ok. Ne manca uno.
No, vattene, va. Ok, mi sa che siamo arrivati. Questo qui è l'ultimo pezzo, mi pare. Sì, siamo arrivati. Dobbiamo fare così. Distruggere sti... No, dove vai? Perché andate il cazzotto lì? Dobbiamo distruggere sti cosi qua che girano comunque. Dobbiamo fare attenzione pure all'elettricità. L'ho lisciato. Dai, dai che lo prendo. Oh, ho fatto la doppia. Ok, uno distrutto. Un altro distrutto. Dai che lo prendo, mamma mia. Allora, aspettiamo che rigira. Eh no, troppo presto. Eh no, troppo presto era. Dai che lo prendo. E vai. Distrutto gli scudi, signori. Addios agli scudi. Sei il nostro eroe. Ma che cosa? Dexter. Cosa? Cosa? Dimmi, cosa vedi? Avanti, fa vedere, fa vedere. Pronto ascensore? Piano terra, in salita. Su, forza, andiamo. Odio essere basso. Sai, per un momento mi è sembrato quasi che... No, non può essere. Molto esplicativo, mi dicono. Va bene, dai, abbiamo fatto anche questo pezzo. Bellissimo, questo pezzo è bellissimo. Perché entri dentro la nave, utilizzi quel robottone. È fantastico. E voi pensavate che quel robottone non lo utilizziamo più. E invece, anche su Jack 3 ci sta. Bello, troppo bello. Ora usciamo. E mi pare che ci sta un pezzo importante. Di nuovo, vediamo, Che mi pare che c'era. Vediamo cosa dicono. Forse dobbiamo tornare alla base. Non lo so, non mi ricordo. Eh sì, alla base. Dai, andiamo alla base. Ok, eccoci alla base. Vediamo cosa vuole Ashley. Non si può sapere cosa farà Errol con quella nave oscura. Dobbiamo fermarlo. E tu saprai già come fare, non è vero? Abbiamo un piano, ma è rischioso. Ah, ovviamente! Non può essere facile, no! E di certo noi siamo tra i pochi che possono riuscirci! Certo. No, è troppo pericoloso. Se ne occuperanno Thorne e Jinx. Cosa? Vuoi forse dire che noi non siamo abbastanza bravi? Credi che non possiamo farcela? Dex. Devo ricordarti che la squadra composta da Dexter, Jack e Dexter, ha sconfitto praticamente qualunque minaccia di questo mondo per tre! Hai capito? Tre avventure! Dexter. Ah, questo è un oltraggio, Jack. Noi siamo gli eroi. Siamo proprio noi quelli della pubblicità, capisci? E tra poco sarà in vendita la mia linea di scarpe sportive. Ho firmato un contratto. Quanti cazzi? Non siete esclusi. Il vostro compito è coprire Thorne e Jinx in un veicolo carico di esplosivi. Scortateli alla base delle teste di metallo e fate esplodere il covo. Ah, beh, e perché non l'hai detto subito? Oh, me l'ho scordato pure questa missione, ma è figa anche questa. Ciao, andiamo! Cioè, bellissimo. Andiamo dentro l'Hellcat. Certo, non lo guidiamo noi, peccato. Comunque dobbiamo scortare i nostri amici carissimi. Bellissimo, ci sta Sig, ci sta Jinx, ci sta Thorn. Poi lo guida Thorn, lo volevo guidare io. Thorn guida troppo piano. È lentissimo. Comunque, dobbiamo scortarlo. Ci saranno teste di metallo, robot. Chi più ne ha più ne metta. Dobbiamo cercare di proteggere il più possibile. Ok, intanto lo stanno colpendo, però io non ci posso fare nulla se non li posso colpire immediatamente. Poi con la levetta sinistra è proprio scomodissimo ruotare la visuale, perché veramente è brutto. Veramente brutto. Come facevamo noi da piccoli? Non lo so, non me lo chiedete. Però comunque è piuttosto difficile. Ok, attenzione qua. Perfetto. Pure a noi ci possono colpire. Vedete in basso a sinistra ci sta la vita. Ok, occhi adesso di metallo che saltano sopra Thorn. Li dobbiamo proteggere. Perché passi di qua, di là? Si può passare fra i prima. Lo fanno apposta comunque questi, mo ci dividiamo. Attenzione adesso di metallo, che ste scimmie di merda ti saltano addosso. Peggio di non so cosa. Quello lì è un esplosivo. Se distruggiamo quello uccidiamo tutti quelli là vicini. Però vabbè, l'ho distrutto alla fine quando ho ucciso già tutti. Vabbè, sono troppo bravo, quindi di conseguenza, tu che vuoi? Via. Guardate, dai, esplodi. Perfetto. Ok, così. Ah, è soltanto allungata alla fine, eh. Oh, missili, missili. I missili che ci rompevano le palle a noi, vi ricordate? Ok. Dai, Thorn, bravo Thorn, continua così. Che ti copro io. Cazzo. Dicevo, ti copro io, non ti preoccupare, eh. Tu non hai visto niente, vero? Non hai visto niente. Solo ti devo uccidere. Me lo ricordavo che qui se lo facevano due. Dai, dai, così. Vi faccio vedere tutto quanto questo pezzo, che questo è figo. Meno così non vi salto tutto. Ok. Olle. Volevate saltarmi addosso, maledetti. Qui c'è sta un robot, cominciamo a sparare. Che me lo ricordo, eccolo. Fuori, perfetto. Quante munizioni, oddio. Non l'avevo mica viste. Oddio mio, mamma mia. Mi sono arrivati in faccia peggio di non so cosa. Comunque non ci hanno preso, non mi preoccupate. Tu muori. Quanto è bello shottarli così male, cioè. Perché non mi danno prima quest'armi? Perché?
Troppo bella la torretta dell'Erket. Ho già detto che la adoro l'Erket. Sì, sì, lo so. Sono rompipalle, dai. Potete dirlo. Oh, quanti robottoni qui sopra. Perfetto, così. Vai così. Di cattiveria. Perché non muori? Perché sta troppo lontano. Non ci arrivano i colpi. Ok. Possiamo star proteggendo, Thorn. Spara qui. Ok, vedete? Questo era un bel bolide. Eh sì. Che lo dice, Jinx? Perfetto. Siamo arrivati al porto. Dai, che manca poco. Manca pochissimo. Cioè, oddio, non proprio pochissimo, però... Comunque, siamo quasi arrivati. Ok, dai, dai. Occhio a sti missili. Occhio a tuo culo, Thorn. Se no ti svegino sti stronzi. Ok, basta. Fascia protetta, fascia protetta. Ok. Oh, oh. Attenzione, testa di metallo stronze. C'ha quasi metà vita, Thorn. Quindi, occhio. Come fai a essere lì sopra? Non lo so, però va bene lo stesso. Quanti robot? Li cosi là, però volano. Quindi c'è, non volano sopra quelle barche, però va bene lo stesso. Occhio, Thorn. Ok, devo uccidere tutti questi stronzi, perché se no lo colpiscono. Mo so le teste di metallo che volano. Prima il robot, poi le teste di metallo, decidete. Ciao Dexter, muori Dexter. Ok, non basta. Ok, questi qua, ok, attenzione che questi ci sparano. Madonna, quasi metà vita noi ci abbiamo, Sono troppi, sono troppi. Sono troppi, non ti preoccupati, copro io. Uccido sia il robot che i missili, dai. Poi non è uccidere, ma distruggere, però va bene lo stesso, dai. Ok. Poi dopo sono troppi. Sta facendo un giro incredibile. Doveva girare a destra. Invece gira qua. Perché girare qua? Giusto per farti togliere vita. Giusto per quel motivo, guarda. Ok, occhio a quelli. Ci arrivo? Ok, uno l'ho ucciso. Missili. Però mo non li posso prendere. Attacchi, Thorn. Se passi così. Ok. Occhio qua. No, 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 no. Porca miseria, l'hanno preso. Uno l'ha preso. Perfetto così. Uccidiamo questi. Qui ce ne stanno altri. Testa di metallo, testa di metallo. Distruttori di teste di metallo. Sì. Si mettono in posizioni strambe però. Ok, questo pure. Perfetto. Ah, qui intanto l'avevamo ucciso. Qui stanno i mega robot. Ok, quello lì pure. Pure questo. Tutti, tutti quanti. Perché passare qua però? Spiegatemi per quale fottuto motivo quando doveva andare di giù. Cioè, allungato e basta. Sti computer che non trovano le scorciatoie. Vabbè. Sono programmati per fare questo. Non mi ricordo, stanno lì sopra. È che non me lo ricordavo. Beh. Poi si vedeva pure uno. Quindi ce ne stava un altro, non mi pare. Questo è il pezzo grosso, baby. Pezzo grosso sì, guarda qua. Chi è? Cioè. Io boh. Troppo bello sto gioco. È troppo bello. Ok, occhio alle teste di metallo. Perfetto. Dobbiamo andare a destra stavolta. La strada che abbiamo fatto a piedi per distruggere quelle cose. In modo che così potremmo aprire la porta e prendere il potere Duck Jack. Dobbiamo andare al contrario, insomma, adesso. Per farvela breve. Ok, occhio a sta testa di metallo. Occhio a questo, l'avevo visto. Dai che siamo quasi arrivati. Perché i robot qua quando ci dovrebbero essere teste di metallo? Ah, sti missili. Quanto rompono la ciolla. Ok. Finiti i missili? Di nuovo la testa di metallo. Mostra un po' anche il robot. L'ho preso? L'ho preso a volo? No. Ok. E anche perché l'ha indirizzata a me. Madonna, mi ha fatto pian colpo. Ci abbiamo poca vita. Pochissima vita. Non l'avevo mica vista. Ah, ok, m'ho fatto. Dai. Bravo, Thorn. Boom, bitch. Apriamo le danze! Sì, adesso li sistemiamo. Sei pronto a ballare, Tex? Vuoi dire entrare là dentro? Jack, forse resterò qui a proteggere Sig. Sì, certo, è che Sig ha bisogno, no? Sì, signori. Nella tana del nemico ha ricevuto la supernova. Potete vedere cos'è la supernova? La vedete nel prossimo gameplay, perché sono stronzo. No, dai, non è vero, dai. Ve la faccio vedere subito. Userà un sacco di colpi, però è fantastica, guardate. Dov'è? Ehi? Non mi dica è uscita fuori dalla mappa. Vabbè. È uscita fuori dalla mappa. Da non crederci. Cioè, vabbè, faceva tipo un'esplosione, una supernova, appunto, che uccideva tutti quanti. Adesso scorpione come non mi prende. Bellissimo. Vabbè, dai, signori. Nel prossimo gameplay entreremo dentro al covo delle teste di metallo. Tanto troppo bello. Guarda quello come balla. E quindi nel prossimo gameplay entreremo dentro le teste di metallo. Dentro il covo delle teste di metallo.
e andremo a vedere che cosa ci sta al suo interno. Quindi signori, io vi saluto qui con i nostri amici ballerini e niente, ci vediamo alla prossima campagna. Saluto, ciao ragazzi.